Dennis Rodman è in auto, senza scarpe e senza calzini, ha il fucile puntato sotto il mento, sta pensando se porre fine alla sua esistenza. La squadra che credeva essere una famiglia si è sgretolata, l'ex moglie ha portato lontano la figlia e lui sente di non essere stato se stesso fino a quel momento. È stato confusionale e prima di premere il grilletto accende la radio. Poco dopo, mentre un fiume di pensieri gli scorre in testa, si addormenta. Un amico, non trovandolo a casa, preoccupato per lui, chiama la polizia, che lo ritrova il mattino successivo fuori dal Palace, dentro la sua macchina. È vivo, non ha compiuto l'insano gesto, ma è visibilmente in difficoltà. Che abbia avuto o meno intenzione di togliersi la vita, non lo sapremo mai, ma quel momento è fondamentale per la sua storia. In quel parcheggio ha avuto un'epifania. Quando mi son puntato il fucile, non volevo suicidarmi. Volevo uccidere l'impostore che stava portando Dennis in un posto dove non voleva andare. Voleva sopprimere il suo vecchio io, in modo che potesse venire fuori la persona che è davvero, che mostra i suoi sentimenti, che accetta le sue diversità. Ha sempre combattuto i suoi demoni interiori, ora è consapevole di non essere una persona normale. Non è più un giovane ragazzo insicuro. Decide che è arrivato il momento di cambiare e che d'ora in poi sarà differente. Non si preoccuperà più di cosa pensano gli altri. Decide in pratica di dire una cosa: fanculo al mondo. Dennis ora ha bisogno di rivoluzionare la sua vita professionale. Dopo aver concluso la stagione 92-93 con i Pistons, chiede di essere scambiato. Il 5 ottobre 1993 diventa un giocatore dei San Antonio Spurs, la squadra dell'ammiraglio David Robinson, che sta cercando la pedina giusta per provare a vincere. Gli Speroni sono una franchigia che basa le proprie fondamenta su lavoro, dedizione e disciplina. The Worm, però, in quel momento non è concentrato sulla pallacanestro, ma sta provando a capire come diventare il nuovo Rodman. L'esperienza con quella maglia sarà fondamentale per il suo percorso come uomo. Il 14 ottobre 93, Dennis viene presentato davanti ai suoi nuovi tifosi. Prima di arrivare a destinazione, decide di passare dal barbiere perché ha guardato il film Demolition Man con Wesley Snipes e gli è venuta un'idea. È il suo primo giorno e arriva in ritardo. Sono tutti lì che lo attendono e iniziano a mormorare. Il palazzetto freme, si aspetta qualcosa. Viene introdotto ai suoi nuovi fan e vuole far capire a tutti come saranno le cose. Prende il microfono e annuncia: potete amarmi o potete odiarmi, ma so una cosa, quando metto piede sul parquet, do tutto me stesso. Subito dopo si toglie il cappellino che aveva in testa ed ecco la sorpresa, capelli biondi come l'attore del film. La gente sugli spalti è incredula, ecco l'evoluzione di The Worm. Il problema è che gli Spurs stanno provando a costruire una cultura vincente e i dubbi che questo matrimonio possa funzionare sono molti. Quello però è il vero Rodman: prendere o lasciare. Inizia il suo cambiamento, fa tutto quello che gli va di fare, si riempie di piercing, di tatuaggi e si tinge i capelli in tutti i modi. Soprattutto quest'ultimo gesto diventerà un segno distintivo, utilizzerà quei colori per comunicare con il mondo, vuole esprimere ciò che sente. Il pubblico però in quel momento non è pronto ad assistere a quel tipo di stranezza nel mondo dello sport. È difficile accettare un comportamento simile. La NBA infatti da qualche anno sta provando a creare un'immagine perfetta dei giocatori che secondo Dennis toglie tutte le emozioni dal gioco. Lui invece vuole essere libero di mostrarle. In campo infatti sempre con la 10 indosso è un giocatore fenomenale, pieno di energie. Ha compreso perfettamente il suo ruolo ormai da 2 anni. La sua capacità naturale di leggere il movimento del pallone è migliorata ancora, confermata dalla vittoria per il 3° anno di fila della classifica rimbalzi. Le difficoltà però sorgono non appena mostra il suo lato ribelle, e questo accade spesso, come quando tira una testata a Stacey King e poi a John Stockton, rifiutandosi di lasciare il campo dopo l'espulsione. La sua vita cambia completamente, perché molti lo guardano con interesse. Inizia ad accettarsi per com'è, dopo tanto, troppo tempo nel quale ha cercato solo di piacere agli altri.
anche lontano dal campo, diventa un intrattenitore e lo fa mostrando quello che prova, senza vergogna. Gli Spurs perdono al primo turno di playoff contro i Jazz, ma non è quello l'argomento sulla bocca di tutti, bensì la frequentazione di Dennis. Già, perché inizia ad uscire con Madonna, una delle star più famose al mondo, che si innamora di quello spirito indomabile. La cantante va a vedere le partite e lo spinge ad essere chi è veramente, ad andare oltre i limiti. A San Antonio si ritrovano incredibilmente con i riflettori puntati addosso, e lo stesso vale per Rodman. Se frequenti Madonna, tutto il mondo inizia a guardarti, e lo fa con occhi diversi. Quell'episodio cambia tutto. La sua carriera incredibilmente esplode, diventa una superstar di cui tutti parlano. La relazione tra i due finisce dopo poco tempo, perché lui non vuole un figlio da lei, non vuole vivere la sua vita nell'ombra di quella star. Questo però non basta a far calare l'attenzione su di lui, perché The Worm finisce sulla copertina di Sport Illustrated con un vestitino in pelle nera. Nell'articolo rivela di avere fantasie omosessuali. Nessuno nella storia della Lega aveva mai osato pronunciare certe parole. Il giornalista, prima di pubblicarlo, lo avvisa che tutti lo attaccheranno, e lui risponde: «Non me ne frega niente, lo so, farò comunque un mucchio di soldi». Racconta di aver visitato gay bar e che si trova a suo agio vestito da drag queen. Gli piace frequentare la comunità gay perché è amorevole nei suoi confronti. Si trova bene con quelle persone che non sono ben viste dalla società e che lo accettano così com'è. Lui conferma di essere eterosessuale, ma che allo stesso tempo si sente uno di loro. Ama quella gente che prova ad essere se stessa. Fa queste dichiarazioni in un momento in cui l'omofobia è forte negli Stati Uniti. Quei comportamenti iniziano a mandare fuori di testa tante persone nel mondo dello sport. Dennis per la prima volta si sente a suo agio con il suo corpo, dopo che per tutta la vita gli è stato detto che non sarebbe piaciuto a nessuno. In realtà questo lato nascosto del suo carattere si era già intravisto ai tempi di Detroit, venendo fuori prepotentemente dopo l'addio del coach Chuck Daly. L'aveva mostrato sia in campo sia nella vita privata. I Pistons infatti negli ultimi anni avevano addirittura assunto un investigatore privato per capire cosa gli stesse succedendo. E allora perché gli Spurs hanno puntato su di lui? Beh, quel team è considerato soft e speravano che Dennis potesse portare quella fisicità che mancava. The Worm è abituato a giocare duro e quando vede nei compagni poca cattiveria si lamenta. Non mi piace quando si diventa troppo gentili nel basket. Devi andare là fuori a prendere gli avversari a calci nel culo. Ecco, fa esattamente quello, ma senza ragionarci troppo. Attacca tutti, avversari, compagni, assistenti. Diventa incontenibile, diventa un problema. Salta 19 partite per aver litigato con il front office degli Spurs. Torna e a causa di un incidente in moto salta diverse gare. In 13 mesi ottiene 3 sospensioni, 9 espulsioni, 40 falli tecnici e più di $54,000 di multa. Quello è il suo modo di farsi notare, il lato oscuro della sua personalità che si contrappone a quello timido e introverso. Lo aveva nascosto solo per piacere alla gente. Nonostante questo, in campo è dominante, vince nuovamente la classifica rimbalzi per il quarto anno di fila, fa il lavoro sporco togliendo la pressione ai compagni, non vuole segnare e ama quel ruolo. Nella stagione 94-95, ai playoff però le cose peggiorano. Rodman nella serie contro i Lakers viene sospeso per insubordinazione, per essersi seduto sul parquet senza scarpe durante un timeout. Nonostante tutto, gli Spurs arrivano alle finali di conference come favoriti, ma perdono in 6 gare non riuscendo a contenere Olajuwon. Dennis si lamenta del coach, del front office, di come è stata gestita la serie. Inizia ad odiare la sua squadra. Pensa che il compagno Robinson sia soft. L'esperimento Rodman non ha funzionato, ma è stato comunque un momento importante per lui e ne è consapevole. A San Antonio stavo cercando una nuova identità e l'ho trovata. Quel suo nuovo, vero io, però è un problema. È una bomba d'orologeria e tutte le squadre lo sanno. La NBA non sa come gestirlo, nessuno agli Spurs lo vuole più e ora la sua carriera è a rischio.
È il maggio del 1995. I Chicago Bulls stanno per essere sconfitti dagli Orlando Magic per 4-2. Un risultato bruciante, visto che le aspettative erano altre. Già, perché Michael Jordan, dopo una pausa di più di un anno dal basket, è tornato. MJ ora vuole vincere subito, ma in quel team manca qualcosa. Il coach Phil Jackson e lo staff lo sanno. Hanno bisogno di maggior fisicità per la stagione 95-96. Coach Zen fa una lista di 5 giocatori che potrebbero servire. Il quinto è quello di Dennis Rodman. Jim Stack, assistente del general manager Jerry Krause, è sicuro che sia proprio l'ultimo nome quello giusto. È convinto che in una squadra strutturata come la loro sarebbe decisivo. Anche Jackson si convince, chiama MJ e Pippen, i leader della squadra, e propone la sua idea. Scotty è contrario, ha odiato profondamente The Worm nelle battaglie durissime contro i Pistons. Dennis aveva giocato con cattiveria, oltrepassando il limite, con falli bruttissimi e gratuiti proprio sul numero 33. Michael invece non dice di no, è dubbioso perché sa quanto è forte quel ragazzo. Chiede al coach chi controllerà quell'uomo quando perderà il controllo, perché sicuramente lo perderà, e Phil risponde: ci penso io. Il primo incontro con l'allenatore non va benissimo. Rodman ha gli occhiali da sole e non si alza nemmeno per salutarlo. Il coach gli chiede se vuole diventare un giocatore del team e lui risponde che non gliene frega niente. La risposta di Jackson non si fa attendere. Benvenuto a bordo. Sa come gestire quell'uomo e sa quanto sarà importante. È convinto che sia il pezzo mancante per conquistare l'anello. In più, riesce addirittura a convincerlo a chiedere scusa a Pippen per i falli gratuiti che aveva commesso quando era a Detroit. Il 3 ottobre 1995, The Worm diventa un nuovo giocatore dei Chicago Bulls. Il giorno della presentazione alla stampa arriva con cappellino, occhiali da sole e un'altra sorpresa. Capelli color rosso sangue e un toro, simbolo dei Bulls, sulla nuca. Sceglie la maglia numero 91 perché la 10 è stata ritirata. La stampa si domanda se il suo arrivo sia una grande mossa o un incredibile errore. È la sua ultima occasione, anche perché la sua nuova vita, sregolata e senza freni, l'ha praticamente mandato sul lastrico. Non ha risparmi. Si rende conto che dovrà impegnarsi vista la sua reputazione all'interno della Lega, oppure la sua carriera terminerà lì. Sa che dovrà prendere ogni rimbalzo se non vuole tornare per strada. Ha ancora i ricordi dell'adolescenza ben presenti in testa che lo spingono a dare tutto in campo. In verità è finito di nuovo nel posto giusto al momento giusto. In Phil Jackson trova un'altra figura paterna, ma diversa da Chuck Daly, perché Coach Zen è uno spirito libero come lui e capisce cosa gli sta accadendo. In più, il contesto nel quale si inserisce è perfetto. Rispetta i leader di quella squadra e soprattutto ammira Jordan. Ammira il fatto che lo abbia battuto quando era a Detroit. Insieme ai Pistons avevano messo alla prova il 23 cercando di fermarlo con ogni scorrettezza possibile, e MJ non si era mai lamentato. Il fatto che resistesse mantenendo la sua grandezza era qualcosa di ineguagliabile, dice Dennis con rispetto. Il 91 cerca sempre l'approvazione di Michael e accetta il fatto che il giocatore più forte del pianeta gli dica cosa deve fare. Rodman si inserisce perfettamente perché è veramente un giocatore fenomenale. Legge il gioco come solo i più grandi sanno fare. È uno dei compagni più intelligenti con il quale abbia mai giocato. Capiva le strategie difensive e le varie rotazioni. Non aveva limiti. Poteva fare tutto. È proprio così. In più può marcare qualsiasi avversario, anche Shaquille O'Neal, che è 14 cm più alto di lui. Gli altri giocatori possono essere più forti, più alti, ma non hanno la sua stessa determinazione. Nessun giocatore aveva mai deciso di scendere sul parquet per dedicare la sua carriera a difendere e a sacrificarsi per gli altri. Ha imparato che ognuno ha il suo ruolo e sa esattamente cosa serve fare per vincere. Porta quello che mancava. È lui la chiave del successo. Quel team nella stagione 95-96 scrive la storia della pallacanestro, raggiungendo 72 vittorie su 82 nella regular season. Dennis in quell'annata prende 20 o più rimbalzi in più di 11 gare e realizza una tripla doppia contro i 76ers, dove mette a referto 10 punti, 21 rimbalzi e 10 assist, l'unica della sua carriera.
finisce nel All-NBA Defensive First Team. È il miglior difensore che abbia mai visto in 30 anni, afferma David Aldridge. Rodman però questa volta non vuole solo piacere alle altre persone, ogni tanto perde la testa. Il 16 marzo 1996 per poco non tira una testata ad un arbitro e viene sospeso per 6 partite e multato per $20,000. MJ, Pippen e Coach Zen, seppur con qualche difficoltà, riescono a gestirlo. Insieme vanno alle Finals, dove The Worm contro i Seattle Supersonics è dominante a rimbalzo. In gara 2 ne prende 20 e in gara 6 19. In entrambe le partite 11 sono i rimbalzi offensivi, eguaglia un record NBA. Grazie alle sue prestazioni, i Chicago Bulls vincono 4-2 e conquistano l'anello. Dennis è campione per la terza volta. Incredibile pensare che qualche mese prima la sua carriera era appesa a un filo e ora si ritrova di nuovo sul tetto del mondo. La sua vita sta continuando a cambiare e ora il suo nome sta per finire sulla bocca di tutti. Pochi mesi dopo la vittoria del titolo, Rodman decide di pubblicare la sua autobiografia, Bad as I Wanna Be, cattivo come voglio essere. Un libro irriverente dove rivela quello che pensa e soprattutto quello che è. Per promuoverlo annuncia che si sposerà in una libreria in centro a New York. Tutti iniziano a domandarsi chi sarà la ragazza, perché Dennis non è mai parso uno da relazioni stabili, anzi, lui non lo rivela. Arriva il giorno della presentazione e in strada esce un gigante di 200 e passa centimetri vestito da sposa. Si tratta ovviamente di The Worm. Attraversa la Fifth Avenue in carrozza e migliaia di persone iniziano a riversarsi in strada. Nessuno si aspettava quell'affluenza. Anche lui inizia a chiedersi se è esagerato. È un momento iconico perché nel momento in cui indossa quel vestito, chiunque nel mondo è venuto a conoscenza di Dennis Rodman. Il libro raggiunge le prime posizioni tra i bestseller. Quell'istante dà il via ad una nuova vita, quella da rockstar. Diventa una stella a tutti gli effetti. La sua popolarità cresce a dismisura. Per quanto possa sembrare ridicolo, sono stato più famoso di Jordan per diverso tempo. Il pubblico desidera vederlo perché ora si identifica in lui, capisce che essere se stessi non è un male. La sua vita in poco tempo si riduce semplicemente a due cose: giocare a basket e festeggiare. Quando scende sul parquet, lotta, combatte per più di 40 minuti e tutti lo amano per questo. Poi subito dopo va ai party, a bere. Si tratta di un mostro della natura per quanto riguarda il consumo d'alcol. Poteva ubriacarsi la sera prima e correre come una gazzella il giorno dopo, dice MJ. Le cose sembrano andare bene. Pluricampione NBA, i fan lo adorano, le donne lo desiderano e in più firma un contratto da $9 milioni. Il problema è che la stabilità mentale di Dennis è sempre sospesa a un filo. Nel gennaio del 97, infatti, suo padre, dopo averlo abbandonato all'età di 3 anni, si presenta al palazzetto per vedere la partita. Vuole ricongiungersi al figlio per la prima volta dopo 30 anni. Vuole un pezzo della sua fama. Lui è sconcertato da quell'evento. Non vuole averlo nella sua vita. Tutto ciò lo fa crollare. Inizia a staccarsi completamente dalla madre, con la quale sembrava essere riuscito a ricucire il rapporto. È come se si fossero riaperte le ferite che gli ricordano di quando lo aveva cacciato di casa. Nonostante lei voglia solo stargli vicino, senza pretendere niente. Rodman inizia a circondarsi delle persone sbagliate, persone che si approfittano di lui finanziariamente. Paga le persone per uscire, non avere amici. Il problema è che quando qualcuno che tiene a lui glielo fa notare, risponde che è consapevole di quello che sta succedendo. La verità è che la fame ha un costo, soprattutto se non sai gestirla. Queste difficoltà, ovviamente, iniziano ad incidere anche sul parquet. Dennis, durante una partita, tira un calcio a un cameraman, venendo sospeso per 11 gare e multato per $200,000. La stagione 96-97 è problematica per lui. Non gioca bene, anche se sotto il tabellone è davvero qualcosa di mai visto prima. Vince per il 6° anno consecutivo la classifica rimbalzi. I Bulls sono la squadra più forte e tornano alle Finals dove incontrano gli Utah Jazz.
Rodman deve marcare Carmalone e fatica parecchio. Non è concentrato sul gioco. Nonostante questo, Chicago riesce a imporsi e vincere la serie 4-2. The Worm conquista il suo quarto anello. Da quel momento la sua vita cambia ancora. Fuori dal campo ormai è una star a tutti gli effetti. Sente di poter esprimere le sue sensazioni perché sono le stesse che prova il mondo. Agonia, dolore, stress. La gente lo può guardare e pensare che si può essere differenti. Con la sua immagine crea praticamente una nuova carriera. Conduce la trasmissione su MTV Rodman World Tour, in cui gira le città intervistando personaggi famosi. La sua faccia finisce sui bicchieri del McDonald's, dove i suoi capelli cambiano colore. Il 4 aprile 1997 esce nelle sale cinematografiche il film Double Team, dove recita al fianco di Jean-Claude Van Damme, performance che gli farà vincere il premio come peggior nuova star e peggior attore non protagonista. Sorry. Yes, behind you. Nel luglio del 97 partecipa al suo primo incontro di wrestling insieme all'amico Hulk Hogan. Insomma, il basket è sempre meno presente nella sua vita, nonostante forse non ci si renda conto di quanto lui ami il gioco, di quanto gli sia debitore. Inizia la stagione 97-98 e Dennis è in difficoltà. Sembra aver perso l'entusiasmo. Anche lui ammette che ha bisogno di riaccendersi, di trovare la motivazione. La squadra però ha bisogno della sua energia come mai prima d'ora. Pippen, per problemi contrattuali, si rifiuta di giocare. Michael così va da Dennis e gli spiega che deve poter contare su di lui. The Worm però non recepisce il messaggio e poco dopo, durante una partita, si fa buttare fuori facendo infuriare MJ. Il numero 91 capisce di aver sbagliato e in hotel va a bussare alla porta del compagno per chiedergli un sigaro. Non l'aveva mai fatto. È il suo modo per chiedere scusa. Da quel momento inizia a rigare dritto. La fiducia che Jordan ripone in lui lo motiva. Non potevo deluderlo. Non potevo deludere la squadra, non potevo deludere la città. Ecco, dentro quella nuova persona c'è ancora un po' del vecchio Dennis, quello che si preoccupava per gli altri. È stimolato dal nuovo ruolo. In campo fa tutto quello che sa fare meglio. Difendere, prendere rimbalzi, sacrificarsi per la squadra anteponendola anche alla sua salute fisica. Ama quasi il dolore, vuole provarlo per sentirsi vivo. The Worm vince la classifica a rimbalzi per il settimo anno di fila con 15 di media partita. Ne prende di nuovo 20 o più in 11 gare. Numeri impressionanti. Qualcosa però cambia durante la stagione e basta pochissimo per metterlo in difficoltà. Scotty infatti non lascia il team e torna al fianco di MJ. Rodman si sente il terzo incomodo. Da lì parte il suo declino. È disconnesso dalla realtà, non vuole parlare con nessuno e fatica a gestire la pressione dei media. Il basket è semplice, ma quando esci là fuori arriva la parte difficile. Ad ogni occasione utile va nei bar a festeggiare, a bere. Ha bisogno di staccare la spina continuamente e lo comunica Phil Jackson. In un momento critico della stagione vuole una vacanza. Jordan non è d'accordo, ma Coach Zen gli concede 48 ore di libertà. Tutti sanno che difficilmente tornerà in tempo. E allora perché concederglielo? Perché sono a conoscenza che per ottenere il massimo da lui in campo devono lasciargli la possibilità di evadere. Nel bel mezzo della stagione, nella quale i Bulls stanno puntando al free-pit, Dennis parte per Las Vegas. Insieme alla fidanzata Carmen Electra parte la festa. Alcol, gioco d'azzardo e donne. In quel modo si sente libero. Il problema è che non torna dopo le 48 ore di permesso. Anzi, non si presenta proprio. Michael Jordan lo va a prendere di persona. Lo tira letteralmente fuori dal letto in condizioni pietose e lo costringe a tornare a Chicago. Per tutta la stagione va così. I compagni lo accettano per come è fatto, perché sanno che in fondo ci tiene, sanno che è importantissimo per gli equilibri della squadra. Phil sa che è diverso, è consapevole che non può trattarlo come tutti gli altri. Dennis è un ribelle, da una parte vuole stare nel gruppo, dall'altra vuole evadere.
I Bulls, nonostante questo, riescono a disputare un'ottima stagione posizionandosi primi ad est. Vanno ai playoff convinti di poter vincere. Dopo aver battuto Indiana in 7 gare, tornano alle Finals, dove ci sono di nuovo gli Utah Jazz di Stockton e Malone. Dopo le prime 3 partite sono 2-1. Subito dopo accade qualcosa che può compromettere la serie. The Worm sparisce, è introvabile. Tutti si chiedono dove sia finito, perché manca un giorno a gara 4 che è fondamentale. Riappare in Michigan insieme ad Hulk Hogan per un incontro di wrestling. Le telecamere dopo lo show lo riprendono insieme all'amico circondato da ragazze. Una volta tornato viene multato. Tutti i compagni sono infastiditi da quel comportamento. Ha mancato di rispetto alla squadra, anche se sanno quanto serva il suo contributo. Lui però è così e infatti si fa trovare pronto. In gara 4 domina a rimbalzo, prendendone 14 ed inoltre segna 2 liberi decisivi nei minuti finali. Dopo aver perso gara 5 si va a Salt Lake City. Non si può più sbagliare, non hanno le energie per arrivare alla settima. Gara 6 rimane nella mente degli appassionati. Dennis marca Karl Malone con fisicità e con contatti al limite. A 10 secondi dalla fine sono sotto di 1 e Michael Jordan segna il tiro più famoso della storia NBA. I Bulls sono campioni per la terza volta di fila. Il three-peat è completato. Sono riusciti nell'impresa. Rodman festeggia. È stato nuovamente una pedina importantissima per quel successo. Le persone ormai lo vedono come un pazzo squilibrato, ma i Bulls avrebbero davvero vinto il titolo senza di lui. Difficile a dirsi, ma sicuramente Dennis è disposto a fare quello che MJ e Pippen non fanno. Voglio rompermi il naso, voglio farmi male, voglio sentire il dolore, sono disposto a fare il lavoro sporco. È incredibile come sia riuscito ad ottenere tutto ciò senza schiacciare, senza segnare. Questo è qualcosa di unico e spesso la sua reputazione da cattivo ragazzo, alla quale tra l'altro lui tiene particolarmente, ha oscurato il suo contributo da giocatore. Quella sera al Delta Center, però, rappresenta la sua ultima fermata. Rodman ha vinto il suo quinto anello, i quesiti su cosa ci sarà dopo sono molti. Le cose che accadono nella sua vita hanno dell'incredibile, esattamente come l'incontro di wrestling a cui partecipa pochi giorni dopo la finale NBA. La cosa più assurda di quell'evento? Sul ring sfida l'avversario che ha appena battuto in campo, Karl Malone. Dopodiché prova nuovamente a trovare la sua strada, già perché i Bulls smantellano il team. La struttura che gli permetteva di avere quel minimo di stabilità ora non c'è più, esattamente come è accaduto a Detroit. Lascia Chicago e finisce ai Lakers dove gioca 23 partite prendendo 11 rimbalzi di media. Il problema è che la vita sregolata che sta conducendo fuori dal campo sta prendendo il sopravvento. Il team infatti nell'off-season decide di non tenerlo nel roster. Nella stagione 1999-2000 i Dallas Mavericks provano a puntare su di lui. I Mavs prima del suo arrivo avevano vinto 10 partite su 13, ma con lui iniziano a perdere. Gioca 12 gare ricevendo 6 falli tecnici e 2 espulsioni. Nonostante 14 rimbalzi di media, il suo comportamento compromette la corsa ai playoff, tanto che viene mandato via. Il proprietario Mark Cuban ricorda: è un bravo ragazzo, ma è stato un momento orribile. Ci ha provato, ma non ha funzionato, ed ora non ha idea di cosa ci possa essere dopo. Non ha piani B, non ha hobby, non sa fare altro che festeggiare. Inizia a bere 5 giorni a settimana, si vede che ha un problema. Viene ripreso dalle telecamere mentre piange in un suo locale dove ammette: sono io ad aver voluto la mia vita così. Ho dovuto aprire il mio club così che possa piacere alle persone. Anche nella vita privata i problemi sono tanti. Nel 1998 si sposa con Carmen Electra, il matrimonio dura 6 mesi. Nel 1999 incontra Michelle Moyer, con la quale ha 2 figli, ai quali dedica pochissime attenzioni. Prima dell'inizio della stagione 2003-2004 decide di riprovare a fare l'unica cosa che gli è sempre riuscita, giocare a basket.
Si prepara fisicamente per tentare di firmare con i Denver Nuggets, ma il sogno si infrange la settimana prima del workout di prova. In una folle notte a Las Vegas, sotto l'effetto di alcol, si schianta con una moto facendosi male. Tutto pare crollare, perché il mondo va avanti, ma lui non è di nuovo pronto. Come è già successo in passato, non ha mai pensato al futuro. Credeva che tutto potesse continuare per sempre. Passa i successivi 7 anni a bere e festeggiare. Ha chiaramente una dipendenza da alcol. Beve per non vedere i problemi con la madre, con i figli, con le donne che ha frequentato. Il problema è che quando è lucido sembra essere consapevole di quello che sta facendo. Nel 2011 entra nella Hall of Fame, nella cerchia ristretta di persone che hanno aiutato a cambiare il gioco del basket. Ad introdurlo c'è Phil Jackson. Lui si presenta ovviamente con un look stravagante. Prima del discorso piange e da lì parte praticamente una confessione. Ringrazia tutte le persone che lo hanno aiutato negli anni partendo dal suo primo coach e dalla famiglia Rich. È consapevole di ciò che è. Non ho giocato per i soldi e per la fama. Quello che vedete qui è un'illusione di quello che amo essere come individuo. Il gioco è stato buono con me. Sarei potuto essere uno spacciatore o addirittura morto. Parla delle figure paterne che lo hanno accettato per come è fatto. Jackson, Chuck Daly e James Rich. Spiega che il padre è scappato nelle Filippine dove ha dato alla luce 47 figli. Racconta del suo passato, dei sentimenti provati verso la madre che lo cacciò di casa quando non sapeva cosa fare della sua vita. Ciò che dice arriva dal cuore e aggiunge: ho un solo rimorso, avrei voluto essere un padre migliore. Ultima cosa, mamma, non sono stato un buon figlio negli ultimi 10 anni. Spero di poter diventare una persona migliore che ti possa amare come quando ero bambino. Quelle parole sono reali, probabilmente ci crede davvero, ma non riesce a mettere in atto i suoi intenti. Non cambia, non ha nessun tipo di relazione con i figli, non sa come amarli. Ciò che accade da quel momento ha dell'assurdo, nessuno avrebbe mai osato pensare a tanto. Nel 2013 Dennis va a visitare la Corea del Nord, un paese chiuso, accusato di gravi violazioni di diritti umani, che ha spesso identificato gli Stati Uniti come il nemico primario. E senza una spiegazione logica, come spesso è accaduto nella sua vita, Rodman diventa amico del tiranno Kim Jong-un. Torna più volte in quello stato, giocando una partita di esibizione e cantando Happy Birthday al compleanno del dittatore. La stampa inizia ad attaccarlo, a chiedergli se sa delle ingiustizie che sta causando quella persona, e lui afferma: non so cosa stia facendo, so che con me è gentile ed è un mio amico. The Worm prova addirittura a far comunicare i due paesi che non si amano. I media lo intervistano di continuo e lui spesso e volentieri è ubriaco. Tocca temi importanti straparlando, urlando, senza riuscire a dare spiegazioni ragionevoli. Quello è il punto più basso della sua vita, di peggio non c'è stato. Nel giugno del 2018 va a Singapore per supportare lo storico incontro tra Donald Trump e Kim Jong-un, incontro che molti pensano non sarebbe mai avvenuto senza il suo aiuto. Dennis, poco prima, aveva deciso di provare a curarsi senza grandi risultati. È sofferente, non sa che direzione possa prendere la sua vita, anche perché ha allontanato tante persone che gli vogliono bene. Nel 2013, per esempio, ha smesso di parlare con la famiglia Rich senza nessun motivo. Non ha rapporti con i figli e ha allontanato anche la madre che vorrebbe solo averlo nella sua vita. La cosa migliore che potrebbe fare sarebbe ricongiungersi con i suoi familiari, diventare una persona normale. Nessuno se non se stesso può fermarlo. Ora deve combattere i suoi demoni interiori e lo deve fare da solo, senza che il basket questa volta possa aiutarlo. La sua vita è stata in costante cambiamento. Partendo dalla strada è arrivato sul tetto del mondo per poi crollare, cadere e far nascere qualcosa. Una nuova identità, unica, irripetibile, che si è evoluta nel corso del tempo e che ha segnato indelebilmente il mondo della pallacanestro. We'll be right back.
Thank you.